Buonasera a tutti, il mister è pronto a rispondere alle vostre domande, comincia Pippo Gatto, nuovacosenza.com. Mister, complimenti innanzitutto perché si va con un gol di vantaggio lì, non si è fatto ancora nulla, dobbiamo dirlo, anche perché oggi la sofferenza in campo fino al gol di Nasti, e poi complimenti per il cambio di Zilli perché a mio avviso nessuno l'avrebbe fatto. Sì, dici bene, nel senso che è una conferenza stampa un po' curiosa, come se foste venuti dentro i miei spogliatoi all'intervallo a farmi la conferenza. Concettualmente è così, siamo a metà di una partita, sicuramente la squadra ha fatto un ottimo risultato, secondo me una grande prestazione per spirito, anche nel secondo tempo, anche per qualità, probabilmente potevamo essere un po' più cinici negli ultimi metri. Mi dispiace che il primo tempo sia stato molto condizionato dall'infortunio di Marras, perché chiaramente sapete tutti è un giocatore per noi fra i più importanti e chiaramente ci siamo un pochino dovuti adattare. Ho avuto anch'io il dubbio su che cambio fare rispetto alla strategia che avevamo preparato, però non volevo spegnere la squadra. Cioè, Nasti comunque è un giocatore che si sacrifica, può giocare anche aperto, chiaramente con caratteristiche diverse, e ho provato, ho rischiato, ho provato e diciamo che Zilli secondo me oggi è stato molto importante perché ha fatto salire la squadra, ha tenuto la palla, ha tenuto botta, quindi sono contento anche per lui. Davide Franceschi Perroni. Mi sembra strano che oggi, mi sembra chiaro, volevo dire, che oggi la squadra ha dimostrato forse più delle altre volte una grande grinta, voglia e soprattutto cattiveria. Abbiamo visto una squadra cattiva che ha cercato di raggiungere il risultato a tutti i costi, e forse questa è stata la differenza sostanziale tra il Cosenza e il Brescia che abbiamo visto oggi. Volevo dirle pure proprio questo, che sicuramente forse nel primo tempo ha sofferto un po' il contraccolpo psicologico dell'uscita di Marras, che avrebbe potuto dare quella fantasia in più alla squadra. Le volevo chiedere di come mai questo cambio, a che cosa è dovuto questo modulo tattico, questo 4-1-4-1 che ha utilizzato nel primo tempo, cioè proprio spiegarci utilizzato questo. Allora, secondo me il cambio di Marras, al di là dell'aspetto psicologico che ci ha condizionato, questo sì, perché è un giocatore non solo tecnicamente leader, ma anche proprio come presenza, ma anche proprio come caratteristiche, nel senso, voi dovete immaginare che la squadra ha preparato la partita in un modo, la devi arrabattare in due minuti, anch'io nelle mie scelte, e chiaramente non è facile ricostruire la stessa dinamica, cioè Nasti non è Marras. Infatti, se voi avete notato, nell'intervallo ci siamo sistemati, ho messo Nasti dalla parte opposta, in modo che poi potesse legare il gioco molto stretto e lasciare la corsia a Tommy, a Dorazio, che veniva in maniera chiaramente più naturale. Tanto D'Urso, sia a sinistra che a destra, diciamo così, se la cava molto bene. Quindi ci ha condizionato proprio quello che avevo in testa, non riuscivo a comunicarlo in quei 25 minuti, quella mezz'ora che abbiamo dopo il cambio, è difficile, ho dovuto aspettare l'intervallo, quindi abbiamo perso magari qualche minuto sotto quel punto di vista. L'aspetto della fase di non possesso che avete visto stasera è figlia di un'idea rispetto a quello che sapevamo di loro, quello che ci hanno fatto alla partita di campionato e rispetto anche alla strategia che volevamo fare. Se voi avete visto nel primo tempo, anche nonostante poi secondo me abbiamo sbagliato molte rifiniture, abbiamo intercettato molte palle per ripartire, abbiamo sbagliato però l'imbucata, Prescianini è arrivato a puntare vicino all'area, non ha scelto bene, quindi era un'idea per provare a fare male in palleggio, ma anche mentre difendevamo, potevamo fargli male in questo modo, secondo il mio punto di vista. Però vorrei spiegare un po' meno, perché sennò mi tocca ricambiare tutto un'altra volta. E vi siete sposato sulla Cosenza? Buonasera mister, ho visto che siamo in questo intervallo, e che indicazioni ha tratto da tutto quello che è successo questa sera per giovedì prossimo? Allora, ho avuto conferme che abbiamo incontrato una squadra forte, che ha qualità tecnica, fisicità, una squadra che gli piace tenere la palla e una squadra che a Brescia ci metterà in grande difficoltà. Quindi l'ho detto anche ieri nella conferenza pre-gara, che partite del genere le vince anche chi vive serenamente la sofferenza, cioè perché
ci sarà per forza in momenti di sofferenza, come ci potevano essere stasera e ci sono stati, ma bisogna convivere tranquillamente con la, quando la squadra avversaria ti mette in difficoltà, bisogna essere bravi a, a superare le difficoltà con grande tranquillità. Succederà anche a Brescia, sapete già cosa penso, che non siamo mai stati bravi a fare calcoli, a fare cose, la squadra deve giocare con foga agonistica, con entusiasmo, con voglia, con coraggio, e poi quando gli avversari ci metteranno in difficoltà terremo botta come questa sera. Questo dovremmo fare. Scusi, Antonio Lopez Rai. Sarò brevissimo, le condizioni di Marras. Faccio fatica a essere preciso, nel senso che non mi sono ancora confrontato con lo staff medico. Di primo acchito vi posso dire che è stata una distorsione, nel senso che ha messo male il piede, gli si è girata la caviglia, poi l'entità è difficile dirlo, in questo momento è difficile per me, probabilmente i medici lo staranno controllando più nello specifico, domani magari farà degli esami strumentali, saremo più precisi, è chiaro che si farà di tutto per recuperarlo per giovedì. Come? Per assurdo sì, è che quando ci sono 7 giorni da una partita all'altra era meglio nulla, però vedremo, cerchiamo di stare... Renzo Andropoli, Quotidiano del Sud. Lei pensa che a Brescia giocheremo come nel primo tempo o come nel secondo? Nel senso, li aspettiamo, forse è meglio andarla a prendere, perché loro se ci assalgono lì a Brescia sarà difficile. Allora, ma dipende con loro. Allora, con loro adesso sono 2 partite di fila che vengono e spesso sono cambiate le partite da un tempo all'altro dentro la stessa partita, perché sono 2 squadre che vorrebbero comandare il gioco in tutta la partita come identità. Chiaramente non si riesce a fare sempre, loro l'hanno fatto bene nel primo tempo, ok? Noi per Baricentro eravamo leggermente bassi e nel secondo tempo invece abbiamo preso il dominio del campo, abbiamo palleggiato, quindi sono 2 squadre che proveranno a mettere in difficoltà l'avversario sotto questo punto di vista. Sicuramente sarà una partita non da orologio, perché sennò il tempo passerà molto piano, ma sarà una partita da tenere il ritmo alto, l'intensità, l'adrenalina è pensare poco al risultato, ma tanto al duello, alla situazione, e allora ci staremo dentro bene, altrimenti potremo avere problemi. Quindi siamo consapevoli che sarà un'ennesima battaglia, partita complicata, e dobbiamo rimanere sul pezzo un'altra settimana. Chiedo silenzio ai colleghi. Walter Leone, Gazzetta dello Sport. L'abbiamo già detto in tante circostanze, il Cosenza è una squadra che non è capace di gestire questo, lo chiedo per l'ennesima volta, perché a Brescia si giocherà con 2 risultati su 3. Sì, allora è comunque un piccolo vantaggio. C'è da fare una considerazione, secondo me abbiamo sempre raccontato questa squadra in un percorso di campionato, ieri dicevamo che chiaramente gli spareggi sono 2 partite diverse. Quindi è chiaro che ci sono delle letture diverse, delle situazioni diverse, cioè fosse stato campionato oggi in varie situazioni anche le scelte dei 2 allenatori sarebbero state diverse probabilmente, e quindi bisogna saperla vivere, ma non lucrare su questo vantaggio che abbiamo costruito oggi. Questo è il problema, che potrebbe diventare un problema se la squadra pensasse di andare a Brescia cavalcando la serata di questa sera. Abbiamo cercato per cercare di mandare anche i messaggi corretti anche dopo la partita, ci abbiamo tenuto a salutare tutti, perché c'è stata un'atmosfera stasera eccezionale, veramente fantastica. 2, comunque è l'ultima partita casalinga davanti al nostro pubblico, davanti alla nostra gente, ed era giusto salutare, ma ci siamo preoccupati di salutare con grande parte Nasti, che non ce la fa a capire. Mi sono girato, Giova saltava, a parte lui ho cercato ai ragazzi di far capire, dovevamo salutare ma senza trasmettere, non avevamo vinto nulla, ok, era questo il senso. Siamo entrati nello spogliatoio, silenzio nello spogliatoio del Brescia, ma doveva esserci silenzio pure nel nostro, perché comunque siamo in un momento delicato, la squadra ha fatto grandi cose, è consapevole che può andare a Brescia a giocarsela, però è ancora tutta completamente aperta. Luigi Saporito, Esperia. Buonasera mister, io credo, secondo il mio parere, di aver visto tante partite nella stessa partita questa sera. Inizio non benissimo, possesso palla, il gioco del Brescia, la paura 33esimo con la traversa, poi invece un altro Cosenza all'inizio del secondo tempo. L'avevate pensata così o è stata una cosa casuale? Allora,
A me la cosa che interessa, noi sappiamo che il Brescia è una squadra che piace palleggiare e palleggerà sempre culturalmente, ha giocato a Palermo settimana scorsa, ha tenuto la palla credo 70 minuti, per dirvi, quindi è proprio nelle caratteristiche. A me quello che interessa è che nel primo tempo nel palleggio del Brescia non siamo mai, quasi mai stati ficcanti, però questo che conta, cioè se tu concedi il palleggio e subisci, allora è un problema. Se palleggiano come hanno fatto nel primo tempo, ma non hanno mai comunque aperto uno spazio importante, una situazione importante, fa parte del gioco. Cioè difficilmente potremo togliere il palleggio al Brescia per 90 minuti, come del resto loro a noi, perché è successo poi anche nella partita di campionato. Sarà una partita, come diceva lei, che ce ne saranno dentro tante, rispetto anche alle situazioni, l'aspetto psicologico, perché chiaramente secondo me anche solo l'infortunio di Maras ha spostato, ha creato un attimo, ha destabilizzato leggermente, e come del resto poi Brescia, quando si è sentito, diciamo così, attaccato da noi, ha subito un pochino il contraccolpo psicologico, e c'è sempre questo aspetto, figuriamoci in un play-out. Manuel Soluri, RTC. Sì, mister, velocemente, faceva già un passaggio, insomma è stata una gara chiaramente dal grande dispendio di risorse, di energie, le chiedo, si potevano gestire meglio un po' di palloni nelle ripartenze o anche quando il Brescia era in possesso, e poi una valutazione sulla prestazione di Orazio che ha fatto un gol probabilmente. Allora sì, soprattutto nel primo tempo, nel senso che quando c'è la situazione che l'avversario palleggia e tu intercetti la palla, lavori su quello, devi diventare devastante perché comunque trovi l'avversario aperto, e lì abbiamo sbagliato 3-4 situazioni molto importanti, e poi sì, credo che stasera veramente molti abbiano fatto un'ottima partita. È chiaro che Dorazio ha determinato, come determina spesso, però in questo momento ci tengo più a sottolineare magari qualcuno che ha più bisogno di benzina di Dorazio. Dorazio è palesemente un leader, un giocatore importante di questa squadra, e non ha bisogno che io venga a raccontare le sue prestazioni, che sono ottime da molto tempo, ma sottolineare la prestazione di D'Urso, di Bersciani, di Florenzi, anche di Calò quando è entrato. Io appena vi siamo andati in vantaggio mi sono preoccupato dell'ammonizione, l'unico ammonito, Boca, per non rischiare di sporcare sia questa ma anche quella di ritorno. E questo è un gruppo veramente che si sta dando, chi è più protagonista ma anche chi è meno dentro la partita stanno veramente dando tutto loro stessi per cercare di raggiungere questo obiettivo. Allora è pronto mister Castaldello, ultima domanda di Aldo Morelli, poi diamo spazio al mister del Brescia. Mister, buonasera, complimenti per la partita. Per il mio ha fatto un'ottima partita il Cosenza, soprattutto nel secondo tempo. Le voglio chiedere, c'è un po' di rammarico per non aver affondato il colpo con il gol del 2-0, perché ha avuto diverse occasioni anche il Cosenza? Il rammarico ce l'hanno anche gli avversari, secondo me si siederà qui Castaldello e dirà la stessa identica cosa. Stiamo dentro le partite, cerchiamo sempre di portare a casa il massimo che possiamo, a volte ci riusciamo, a volte meno. È chiaro che avremo bisogno un po' di sano cinismo, ma probabilmente non è mai stato nel nostro DNA, cercheremo di provare a portarlo a Brescia. Grazie, grazie. Grazie mister.